Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Adesso vediamo chi ha salvato chi. L'importante è che a noi ci fanno arrivare questi soldi per le bollette, perché secondo me, se no il paese esplode. Io, prego, no, Peter. Non è solo quello. Perché i soldi sulle bollette, il fatto storico che diceva Conte, è innegabile, il decreto è già in vigore, in scade il 9 ottobre, l'importante è che lo convertano per quel momento, e quindi diciamo questo faceva parte della lettura politica. Io racconto un episodio che riguarda un mio caro amico. Mio caro amico praticamente ha la casa che è smontata e l'impresa non può più vivere in casa, la casa non esiste più infatti, e l'impresa non era più in grado di lavorare perché non riusciva a cedere quel credito. Quindi bene ha fatto la politica. Poi francamente dobbiamo registrare che il tema è stato proposto da Conte, poi la soluzione che hanno solo trovato non lo so, ma l'importante è visto Maurizio che dice di no. Quando potrò parlare, abbiamo visto, poi mi posso sbagliare e mi corregge. Io dal lettore dei giornali ho capito che questi dicevano: signori, noi non l'approviamo se non risolvete questo tema. Beh, guarda, è venuto contro a me la settimana scorsa, io le ho detto 10 volte, ma lei è sicuro di bloccare una cosa così importante per il paese? Per lui mi ha detto sì, perché per me 40.000 imprese che falliscono sono tante, io su questo non mollo. Parole di Conte. Poi non lo so come la soluzione come sia, se ha più ragione Gaspari, più ragione Conte. Bene, no, che arrivi la soluzione. Gaspari, prego. Allora, per quanto riguarda...